qualche tempo fa avevo fatto questo post su YouTube e alcuni di voi hanno risposto che sarebbero interessati a sapere come si riesce a trovare un lavoro nel Regno Unito. Dunque, prima di iniziare, settiamo il focus di questo video. Io quello che farò, vi dirò i 5 macro passi da fare per trovare un lavoro nel campo dell'informatica nel Regno Unito. Ora, ovviamente, molti di questi consigli possono essere generalizzati anche in altri campi, però io mi focalizzo semplicemente su uno. E non è detto che i consigli che vi do non si possono applicare anche in altri posti, tipo che in Italia, però il contesto è Regno Unito e informatica. Perché poi magari mi aspetto che do dei consigli, poi dico, ah, ma questa cosa non è vera. Magari non sarà vera in un altro posto come in Italia, ma vi assicuro che nel Regno Unito tutto quello che vi dico è così, perché dirò anche dei consigli su roba che può sembrare assurda all'inizio, ma poi vedete come volete. È così. Per ognuno di questi passi che io andrò a esplorare, troverete online non solo dei siti, ma anche dei video su YouTube in cui esplorano nel dettaglio ognuno di questi passi. Quindi vedete questo video come se fosse una chiacchierata che sto facendo io con voi. Se avete poi magari dei dubbi sulle cose che dico, può succedere, non ci sono problemi, scrivetemeli qui sotto nei commenti e io poi cercherò di rispondere. Se è una cosa breve, oppure magari se è una cosa un po' più complicata, magari potrei farci anche dei video dedicati raccogliendo tutte le vostre domande che fate. E quindi iniziamo, andiamo a vedere quali sono questi passi. Tuttavia, una cosa molto importante che vi vorrei dire è che io vi dico tutti questi passi, da trovare lavoro fino a come comportarsi durante un colloquio di lavoro. Però vi consiglio di rimanere fino alla fine, perché alla fine darò un commento, una sorta di macro consiglio che mette tutto in prospettiva. E quindi andiamo a vedere qual è il primo passo, però prima di cominciare, come al solito, la call for action. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, cliccate la campanellina e se volete supportare questo mio canale, potete offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi, il link lo trovate in descrizione. Quindi detto ciò, iniziamo. E il primo passo, ovviamente, è quello di trovare un lavoro, che potrebbe essere facile. In effetti lo è, però uno deve capire cosa sta cercando. E magari uno può dire, ah, sto cercando lavoro per fare il programmatore. Sì, programmatore di cosa? Programmatore web, programmatore sì, app per cellulari, giochi. Quindi bisogna capire esattamente cosa uno vuole. Una cosa importante è quello di essere sicuri di avere i titoli per fare dei lavori. E non parlo semplicemente di università. E quando parlo di titoli, in questo caso non mi riferisco a dei certificati. Quello che mi riferisco più che altro sono anche a determinate competenze, tipo comunicazione, saper lavorare in team. Quindi, per esempio, se siete appena usciti dall'università, magari tutte le offerte in cui cercano senior software engineer, magari saltatele. Ma, però comunque non vuol dire che non possiate guardarle, perché vi dà l'indicazione di capire su cosa dovete lavorare per un domani magari fare quel lavoro o coprire quella posizione. E quindi alla fine trovare lavoro come lo si fa? Beh, si fa in tanti modi. Ci sono dei siti internet, come vi ho fatto vedere in passato, c'è Indeed, oppure con il classico passaparola. Avete trovato il vostro lavoro, avete trovato l'offerta che fa per voi. Facciamo finta che è questa qua che vedete qua a schermo. Questa azienda cerca appunto un senior software engineer. Allora andiamo a vedere esattamente cosa vogliono qua. Ovviamente tutta questa parte ve la dovete leggere. Dunque qui cercano programmatori C, C++, Python, Rust o Java. Linux Environment, Modern Software Development Processes, che non so bene cosa significhi. Penso che loro facciano uno sviluppo tipo Scrum o Agile, suppongo, non ne sono certo. Embedded Software Development, Linux Device Driver Development, Open Source Software, DevOps Skill and Technology. Bene, facciamo finta che io vorrei fare richiesta per questo lavoro. E la cosa importante è una, capire cosa realmente cerca l'azienda. Certo, molte di queste cose sono scritte qua, però quando io dico di andare a capire cosa cerca l'azienda, è importante anche capire chi è l'azienda. Quindi farsi un'idea di cosa sono loro. E questo lo dovete fare volta per volta. E lo so che può sembrare una rottura di scatole, però serve. Serve tantissimo. Quindi capire l'azienda di che si occupa, che tipo di prodotti sviluppa, quali potrebbero essere i loro clienti, perché magari sul loro sito c'è scritto noi, i nostri clienti sono, i nostri partner sono. Andate a capire infatti qual è la dimensione, diciamo,
dell'azienda, dimensione non intesa come quante persone ci lavorano, anche se sarebbe interessante capirlo, ma andare a capire dove è posizionata nel mercato. Perché questo ci riporta al secondo passo, preparare il CV. Dunque, non fate l'errore che avete un CV, quindi un curriculum vitae, uguale per tutti. Io in passato ho sentito dire persone: ah, ma io ho mandato 20 curriculum al giorno e non mi chiama nessuno. Sì, perché magari aveva lo stesso curriculum che mandava a destra e manca nella speranza che qualcuno ti chiamasse. Questa è la cosa più sbagliata che si possa fare. I CV devono essere fatti per ogni posizione. Certo, alcuni magari li potete riciclare se sono magari posizioni simili, però magari non sempre lo potete fare. Per esempio, è meglio mettere prima le esperienze lavorative o i titoli accademici, cioè ovvero tutta l'esperienza fatta all'università? Dipende dall'azienda. Per esempio, se tu sei un entusiasta della tecnologia, suppongo, con 3 anni di esperienza in industria o in progetti personali, questo potrebbe essere il ruolo che fa per te. Quindi sì, magari a loro interessano relativamente i titoli accademici, ma loro sono più focalizzate per sapere se tu hai l'esperienza, quindi in questo caso io metterei le mie esperienze lavorative, prima cosa che metterei. Ovviamente successivamente i dati personali, ma su quella cosa dei dati personali, quello è un argomento a parte e ci arrivo tra un minuto. Ora, per quanto riguarda le esperienze pregresse di lavoro, ora questo è un altro argomento. Togliamo il dubbio delle persone che mettono tutto. Non va messo tutto. Se avete decine di esperienza pregressa, non le mettete tutte. Molto spesso quello che si può fare è quello di mettere esperienze lavorative selezionate, quindi ne metti un paio, non un paio, non inteso come 2, ma proprio magari 4-5. È una cosa importante che non ci devono essere spazi temporali, gli spazi non vanno bene, gli spazi possono dare adito a dubbi. Ovviamente può capitare che una persona per un anno magari non abbia lavorato perché si sarà preso un periodo sabbatico o qualunque cosa, però diciamo gli spazi nel curriculum non sono sempre ben visti, proprio spazi temporali, buchi di tempo, quello è la chiave. Però questo non vuol dire che dovete mettere tutte le esperienze lavorative. Faccio un esempio: se avete 10 anni di esperienza, avete lavorato in 10 anni in 5 aziende diverse e solamente per esempio 3 sono nel campo di questa azienda, questa qua che io tra virgolette sto cercando di fare richiesta, le altre 2 non le mettete. Cioè, che senso ha mettere che quando avevate 18 anni avevate lavorato nella gelateria di vostra zia? Non ha molto senso. A meno che, non è in questo caso che vi sto facendo vedere, però a meno che la posizione per cui state cercando di entrare prevede contatto con il pubblico, contatto con i clienti. E magari mettere l'esperienza della gelateria di vostra zia potrebbe avere senso, perché dimostrate che in passato, quando eravate giovani, avete avuto già contatti con la clientela. Quindi capite bene che per ogni richiesta di lavoro e per ogni azienda il curriculum va sistemato di volta in volta. Quello che ho fatto io in passato è che ne ho uno enorme con tutto quello che ho fatto nella mia vita, tutto, proprio tutto, e ogni volta lo taglio, lo sistemo, cambio l'ordine delle cose, metto delle cose prima e poi altre cose dopo, anche perché per esempio alcune aziende magari ti dicono: manda un curriculum con queste caratteristiche, massimo di 2 pagine, e quindi lì devi fare molta selezione, perché l'ultima volta che ho contato il mio era di 6 pagine, e magari dicevano di mettere certi titoli, tipo certe certificazioni, certe cose, su un foglio a parte, che non faceva parte del curriculum. Quindi lì mi ha aiutato, perché dicevo: ok, queste cose le metto in questo documento a parte che loro mi dicono, quindi ho dovuto prendere una porzione del mio curriculum e metterlo su un foglio a parte perché me lo diciamo loro, e poi così ho sistemato alcune cose per farlo rientrare in quelle 2 pagine. Ora, poco fa vi dicevo sui dati personali. Ora, iniziamo con i dati personali che non dovete mettere. Proprio questo, ficcatevelo in testa. Queste cose che sto per dirvi non vanno messe. Non vanno messe perché non c'è motivo, e non vanno messe perché possono indurre un bias. E le aziende non ve lo chiedono quelle cose. Tipo, non è necessario mettere una foto. Anzi, non la mettete. Non mettete la data di nascita. Non mettete il vostro genere. In un ambito lavorativo aziendale non interessa a nessuno. E quali sono però i dati personali da mettere? Nome e cognome. L'indirizzo di casa? Sì, va bene. Anche se
puoi semplicemente limitarti con dire la città dove sei, mica esattamente l'indirizzo di casa. Proprio le coordinate geografiche magari potrebbero non servire. Un'altra cosa che puoi mettere sono alcuni link alle social media, non Instagram o Facebook, ma LinkedIn, o un link al vostro GitHub, potrebbe aiutarvi. Il vostro numero di telefono è importante, quello sì. Ora, c'è un'informazione personale che alcune persone dicono che va messa e altre dicono che non va messa. Io consiglio di metterla. La nazionalità. Nel Regno Unito, soprattutto ora che sono usciti dall'Unione Europea, per venire qua e lavorare qua bisogna avere un visto. Ora, per me non c'è di bisogno perché io ero qua prima della Brexit, quindi io faccio parte di tutta quella sfilza di cittadini europei che hanno beneficiato di questo famosissimo settlement status, però da adesso c'è bisogno del visto. E non tutte le aziende nel Regno Unito possono sponsorizzare un visto. Che vuol dire sponsorizzare il visto? Che l'azienda vi può far da garante per ottenere un visto di lavoro. Non tutte le aziende possono farlo. Quelle grandi, la maggior parte di quelle grandi sì, ma quelle piccole dubito fortemente. Anche perché da quello che ho capito, le aziende vanno approvate da un certo ente governativo, ministero, salamadonna, se la vedono loro, ed ha un costo per loro. Molte lo fanno, ma non tutte. Quindi ecco perché è importante specificare, secondo me, la nazionalità. È anche importante perché mentre io cercavo alcune offerte di lavoro per fare questo video, mi sono imbattuto, è stato molto raro, però ci sono, mi sono imbattuto in offerte di lavoro aperte solo per i cittadini britannici. E questo perché? Era per razzismo? No. Era perché era un lavoro che aveva a che fare con la sicurezza nazionale. E per lavorare in questi ambiti bisogna avere determinate credenziali, tipo essere cittadini britannici. Fine. Quindi, secondo me, la nazionalità per questioni di immigrazione va messa. Una cosa che molte persone dimenticano di mettere nel curriculum, è una cosa importantissima. Le attività extralavorative, quelle che vengono definite gli hobby o volontariato o associazione, sono importanti. Facciamo un esempio. Hai fatto gli scout? Mettilo. Ti piace viaggiare? Mettilo. Giocate a calcio? Mettetelo. Questo perché le attività extralavorative o extra universitarie, extra scolastiche, chiamate come vi pare, esalta determinate caratteristiche di voi che magari l'azienda cerca. Per esempio, se avete fatto parte di un team di calcio, l'azienda potrebbe capire che voi siete bravi nel lavorare in team. Dice, ma è il calcio, non ha importanza. Date una dimostrazione fattuale di una caratteristica che magari loro cercano e magari voi non avete mai lavorato un progetto in un team, un progetto inteso progetto software, perché ognuno ha la propria carriera, ognuno ha avuto le proprie opportunità e magari tu non ti sei mai ritrovato in un contesto lavorativo di dover lavorare in team. Massimo eravate in due, per esempio. Però magari c'è quella cosa che giochi a calcio, quindi l'azienda queste cose le cerca per capire chi siete. È importante. Come strutturare il vostro CV? Buttate il format europeo. Fate un vostro template. O ne scaricate uno di quelli professionali che se ne trovano online un milione. Fatevene uno vostro. Che sia chiaro. Che non sia un mille colori. Il mio CV ha due colori. A parte lo sfondo bianco, ovviamente. Il nero e il verde. Fine. Strutturato in una maniera professionale. Che sia elegante. Che sia bello da vedere. Perché anche in questo caso l'occhio fa la sua parte. Anche qua, questa cosa che il curriculum non deve contenere tutto è vero, ma dipende anche dalla posizione, dall'azienda. Magari un'azienda vi dice voglio il vostro curriculum completo, quello che loro chiamano in inglese full CV. In quel caso metti tutto. Però mettere tutto quello che è rilevante. Se voi pensate che siamo sempre là, la gelateria di vostra zia non sia rilevante, non la mettete perché non ha senso, riempie pagina e vi posso assicurare che le persone che leggono il vostro CV lo leggono velocemente perché magari ne ricevono tanti, vogliono fare una prima cernita e quindi lo leggono velocemente. Poi di quello che loro pensano che hanno selezionato, che si dice in inglese fare lo shortlisting, magari quello se lo vado a leggere con più dettaglio. Però è importante mettere le cose più importanti in prima pagina. Anche se loro vi chiedono un full CV. Le cose più importanti vanno sempre nella prima pagina. Ecco, andiamo al passo 3.
la lettera di supporto. Alcune aziende possono chiedere una motivation letter. È una lettera che tu scrivi all'azienda per far capire loro il motivo per cui devono selezionare voi. È una classica lettera in cui dite, prima di tutto, il vostro nome e perché sta scrivendo quella lettera. Perché io sto applicando, io uso il termine applicare perché in inglese è to apply, alla posizione tal de tale per l'azienda X. Non mettete cose generiche, mettete esattamente il titolo che loro stanno cercando. Così fate capire che quella lettera sta scrivendo specifica per loro, è proprio scritta e diretta per loro, non è la classica roba generica che tutti scrivono tipo darò il 100%. Cosa deve contenere poi la lettera di supporto? Non deve contenere quello che c'è scritto nel CV, perché già è scritto, però magari può essere utilizzata per evidenziare delle cose che sono nel CV che magari volete sottolineare. Qua cercano qualcuno che sappia programmare in C++, Python, Rust o Java e magari io spiego che io ho anni di esperienza in Python, perché magari nel mio CV ho scritto che io so Python, magari non ho scritto però quanti anni, magari scrivo io ho X anni di esperienza in Python. Per esempio qui c'è scritto questo ruolo è meglio per ingegneri del software che sono appassionati sullo sviluppo del software. Ora io non so come voi potreste dimostrare una cosa del genere, come potete dimostrare il vostro entusiasmo, ma vi dico come farei io. Io sono molto appassionato di sviluppo software, di programmazione e roba di questo tipo, perché ho un canale YouTube di cui parlo di queste cose. E potete vedere in tutti i miei video il mio entusiasmo. Perché magari non ho scritto sul CV che faccio video su YouTube, o magari l'ho scritto ma in fondo magari non l'avranno visto. Però posso dimostrare questa cosa che loro cercano, l'entusiasmo. Tu come dimostri di essere entusiasmo? Un fatto. Ci sono più di 200 video su YouTube. Andatevelo a vedere. Alcuni sono pure in inglese. O meglio, sono sottotitolati in inglese. Quindi la cover letter è anche il momento di dimostrare quelle soft skill che magari voi avete, ma non c'è un certificato. Cioè non c'è il certificato di entusiasta. Non c'è il certificato di uno che sa lavorare sotto stress. Sai lavorare sotto stress? Non scrivere nella lettera di supporto so lavorare sotto stress. Fai un esempio, ogni cosa che tu dici devi fare un esempio reale di come hai risolto una situazione mentre eri sotto stress. E molto spesso si utilizza un paradigma per scrivere queste cose che si chiama STAR. Situation, Task, Action, Result. Faccio un esempio. Qui c'è scritto che bisogna sapere uno di questi linguaggi. C++, Python e Rust. Io di questi bene ne so tre. C++ e Python. Rust l'ho imparato solamente nel contesto di questo video, cioè non so altro. Però io posso dire, guarda, io sono un programmatore esperto di C, me la cavo in C++, Python numero uno sono, perché magari vi avrò dimostrato in altri ambiti, anche con lavori precedenti che io sono lavorato in Python. E Rust, qui c'è scritto che è uno o l'altro, però magari se noi diciamo che abbiamo anche quella piccola esperienza di Rust, ho quella marcia in più di quelli magari che non lo sanno. Allora io posso dire di come ho imparato Rust almeno per un piccolo progetto. Allora io inizio utilizzando il metodo STAR. Situation, la situazione. Mi trovavo in una situazione di dover fare un video su YouTube in cui parlassi di Rust per un'ora. Il task che mi sono imposto era quello di sviluppare un programma in Rust che sia in grado di calcolare i punteggi del bowling. Action, la prima cosa che ho fatto è impararmi la sintassi di base. Cosa che non sapevo, installarmi il compilatore, cercare di fare dei piccoli esempi per capirci un po' di più e poi ho preso un codice che avevo già sviluppato in C e ho cercato di ripercorrere i miei passi in Rust. Certo, all'inizio mi è stato difficile, ma poi alla fine il risultato è stato che il mio codice compilava, vedevo che funzionava, vedevo che stavo capendo delle cose e l'ho capito a tal punto da poterci fare un video. Però magari, che so, voi potete dire, io sul programma di Rust, vai a vedere nel mio repository di GitHub. Fine, lì hai finito. Però se devi sviluppare un po' di più questa cosa, ti devi impegnare un po' di più. E il sistema STAR funziona benissimo, perché non è verboso, non riempite la lettera di cagate, non è quello il punto. Io lettere motivazionali assurde me ne sono trovate. Da quello che cerca di impiccosire, perché viene da una famiglia povera. Da quello che dice che dà il 120%. Chi ci crede? Punto uno, se viene da famiglia povera non è colpa mia, non è quello l'ambito. Io ti devo selezionare per quello che sai fare, non da perché la tua famiglia è la povera. Non mettete robe tipo io sarò il miglior membro del vostro team. E tu che ne sai? Mica come fai a sapere il team che loro hanno.
mettete cose oggettive, cose dimostrabili, pochi esempi. Un esempio per caso è più che sufficiente. Poi chiedete la lettera dicendo che voi siete a disposizione per qualunque altro chiarimento, per un colloquio e, se vogliono, potete offrire delle referenze. Alcune volte le referenze le potete dare mentre fate l'application, alcune volte ve le posso chiedere dopo, alcune volte ve le chiedono prima ma li contattano dopo il colloquio, quindi prima ve le chiedo, però non contatto nessuno, vi fanno un colloquio e poi vi dicono possiamo contattare alcune dei nomi che ci danno? E tu dici sì, no. Queste sono le occasioni in cui puoi dire di no. Beh, le occasioni sono quando tu vuoi applicare per un lavoro e le persone che tu hai scritto no, hai detto guarda sto cercando un nuovo lavoro, perché magari hai fatto così, ma ho trovato questa posizione, applico, intanto metto questi nomi. Magari non pensate che veramente ti avrebbero selezionato e magari hai un'opportunità. Quindi magari dice guarda, io ho applicato a questa posizione la sera prima perché me la sono trovata così per caso, ho messo un paio di nomi senza aver avuto modo di contattarli, mi date un paio di giorni così io mi metto in contatto con queste persone, così voi potete chiedere quello che volete. È capitato che alcune persone hanno messo me e non mi hanno detto niente, o meglio mi hanno detto tipo c'era questo amico che ha applicato per questo lavoro, allora gli ho detto ah come fila, poi hai fatto richiesta per questo lavoro? Sì, ah ti potrebbero contattare. Ho detto va bene, potevi dirmelo prima, cioè ti avrei detto di sì. Lui già aveva fatto tutto, aveva pure fissato il giorno del colloquio e lui aveva messo il mio nome come una referenza, così vabbè eravamo amici, vabbè lo siamo tuttora quindi non c'è alcun problema. Controllo i miei appunti, penso per quanto riguarda la lettera di supporto abbia detto tutto. Vi hanno selezionato per un colloquio. E quindi cosa fate? Dunque, alcune aziende hanno uno step, quindi un colloquio, alcune aziende possono avere due step, altre aziende possono avere otto step, non lo so. Il colloquio, in base a quello che sia. La parola d'ordine è l'onestà. Siate onesti, anche perché fra un po' vi farò alcuni esempi. Non cercate di dimostrare quello che non siete, perché poi le bugie saltano fuori. Cercate di essere onesti. Se vi dicono, sai fare questa cosa? E voi non sapete di cosa stanno parlando, dite no. Però magari posso imparare. Dando una risposta negativa, vi giocate il colloquio? Forse. Ma se voi non lo sapete fare, e dite sì, lo so fare, e magari poi loro cercano di indagare di più su quell'aspetto, e ti fanno delle domande a cui non sai rispondere, ti sentono presi in giro. E da quel momento in poi tu sei giocato sicuro il colloquio. Se durante un colloquio mi dicono qual è tua esperienza in Rust, e io dico no, in Rust, numero uno, sono un esperto. Io sto mentendo. E allora loro mi dicono, ah, sei un esperto. E mi fanno una domanda semplice, cosa sono i crate? E io dico, sì, i crate, inizio a, diciamo, a supercazzolare. Lo capiscono subito. Però se loro mi dicono, qual è la tua esperienza con Rust? Io dico, base, ho fatto qualche progettino, ma nulla di serio, solamente per capirci le basi. Quindi la parola d'ordine, come dicevo, è la sincerità. Fammi vedere gli altri appunti che avevo preso. Ah, quindi vi faranno tipo delle domande, alcune volte possono essere domande tecniche, alcune volte possono essere delle domande magari che hanno proprio a che fare con il lavoro, però state attenti alle domande personali. Non ne fanno, o in teoria non ne dovrebbero fare, però se vi fanno domande personali, voi potete non rispondere o dite perché questa cosa è rilevante con il lavoro. Per esempio, se vi chiedono se avete figli, li potete dire no, non è rilevante. Però magari vi possono fare delle domande che non hanno a che fare col lavoro, ma sono comunque rilevanti. Tipo, cosa ti piace fare al di fuori delle ore lavorative? Come vi dicevo poco fa, questa cosa è importante. Un'altra cosa che vi possono chiedere, perché vuoi venire a lavorare da noi? Risponde perché devo pagare le bollette? Non funziona. E rispondere bene a queste domande lo si fa andando a capire cosa l'azienda fa. Andare a capire il loro sito internet, se hanno delle pagine social, andate a vedere cosa pubblicano sui loro social e così via. Una cosa che puoi rispondere è, sono anni che lavoro per fare siti web, non mi piace più quell'ambito e ho visto che voi fate app per cellulare, è una cosa che a me affascina fare app per cellulare, è una cosa che io ho sempre desiderato ma non ho avuto mai l'occasione. Ecco perché ho scelto di lavorare con voi e penso che la mia esperienza di X anni, in base alla vostra, penso che sarò un valore aggiunto per questa azienda perché io so fare XYZ, boh, roba di questo tipo. Non supercazzolate nelle risposte, date risposte concise, dirette, perché più aumentate roba,
e più togliete loro la possibilità di farvi delle domande. E se loro non fanno quelle domande, avranno dei dubbi e quindi siete fregati. Cercate di non essere molto verbosi, siate brevi. Perché loro possono avere tutta una serie di domande che sono preparate prima, perché hanno visto il vostro curriculum, e le devono fare tutte. Più ne fanno, più capiscono chi sei, più hanno un quadro completo. Se gli restano degli dubbi, la cosa fondamentale è, a parte la sincerità, è che loro non devono terminare quel meeting con dei dubbi. Dite, ma non hanno tutto il tempo per fare le domande? Non hanno tutto il tempo, magari hanno preso 10 persone che vogliono fare in una giornata e ogni persona a mezz'ora. Non hanno tutto il tempo, in mezz'ora hai finito. Nella fase finale di ogni colloquio, almeno qua nel Regno Unito è così, vi si viene data la possibilità di fare delle domande. Sì, vi sembra strano, il candidato può fare delle domande. Ovviamente non fate la domanda di quanto prenderete. Quella domanda non è la sede del colloquio, non è la sede adatta per fare quella domanda. Molte persone che le vedo scritte sui social in cui dicono sta cosa che non si può chiedere durante il colloquio, non è il luogo giusto. Il luogo giusto è il quinto passo, intanto finiamo il quarto passo. Quindi cosa chiedere in quella circostanza? Mi sono preparato alcuni esempi, ovviamente i miei sono degli esempi. Poi ci possono essere altre domande che uno potrebbe fare. Alcuni esempi che mi sono preparato sono: quali sono le opportunità di carriera nell'azienda? Oppure se la posizione prevede di viaggiare all'estero. Io per esempio non andrei mai a lavorare per un'azienda che mi faccia viaggiare all'estero, cioè no. Chiedete se la posizione prevede la collaborazione con dei partner esterni, con dei colleghi esterni, con dei clienti esterni. Chiedete. Ovviamente non vi possono dire quali sono i loro clienti, proprio menzionare, però magari vi possono dire sì, abbiamo clienti importantissimi. Va bene. Chiedete anche che genere di responsabilità avete nel vostro lavoro. Chiedete che tipo di reperibilità è richiesta durante i giorni in cui si è liberi o in vacanza. Magari per alcuni lavori è richiesta una certa reperibilità. Chiedete, non succede niente. Potete chiedere come è composto il team in cui vi inserite. Cioè, fare queste domande fa capire loro che voi siete veramente interessati. Benissimo, finisce il colloquio e ci sentiamo dire quella famosissima frase che tutti noi ci siamo sentiti dire, cioè le faremo sapere. E poi? Dunque, quello che succede è che se un datore di lavoro è veramente interessato, allora intanto prima di dire questa cosa è che nelle aziende grosse, perché qui sto parlando comunque di medie e grandi imprese, no, di quelle piccole, chi fa i colloqui e chi fa i contratti di lavoro sono due gruppi diversi, sono due uffici diversi. Magari vi fate il colloquio il team leader del team in cui siete inseriti, però magari chi vi fa il contratto, chi poi vi fa l'offerta di lavoro e tutte queste cose qua si chiamano, sono quelli dell'HR, quindi delle risorse umane. A un certo punto finite il colloquio e vi arriva magari l'offerta delle risorse umane. Però in alcuni casi può succedere che se il datore di lavoro è interessato, poiché sa i tempi biblici dell'HR, quindi delle risorse umane, magari in maniera informale vi contatta. Non è una cosa che succede spesso, però può capitare che il datore di lavoro vi contatti per dirvi che avete avuto successo, che vi vogliono assumere. Questo lo fanno perché loro non sono stupidi. Come loro avranno fatto 10 colloqui in una giornata, anche loro pensano che tu hai fatto 10 colloqui in una settimana o un giorno addirittura, cioè può capitare. E quindi vogliono accertarsi che, poiché sanno che i loro colleghi dell'HR sono lenti, quindi magari vi danno una dritta: guarda, che abbiamo preso, aspetta qualche settimana e ci siamo, o aspetta qualche giorno, tipo bisogna vedere quando fate il colloquio. Io l'ultimo colloquio che ho fatto l'ho fatto prima di Natale, quindi è normale che vi dovuto aspettare settimane, perché ci sono le vacanze di Natale. L'ultimo passo è appunto il passo numero 5, è quando vi arriva l'offerta da HR. E c'è anche la retribuzione. Nel Regno Unito le retribuzioni sono espresse in maniera annua, quindi tipo questo qua che è dai 50 ai 60 mila l'anno, significa che in un anno prendete dai 50 ai 60 mila sterline, ovviamente lordi. Come si fa a capire quando è effettivamente il mensile, cioè lo stipendio mensile? Diciamo il trucco che faccio io, o meglio la stima che faccio io, che può essere una stima più o meno grossolana, è quello: punto 1 dividere per 12, e poi su quelle bisogna pagare tasse, che sono più o meno un terzo, più o meno dipende da vari fattori, però facciamo che dobbiamo togliere un terzo,
Quindi magari un salario di 50.000 l'anno sarà su 2.700 al mese, più o meno, in base alle detrazioni. Dipende. E là, con i tizi di HR, potete iniziare a negoziare. No, 50.000 sono pochi, ne voglio 52, ne voglio 53, ne voglio 60. Cioè meglio, voi potete negoziare per avere un salario più alto, magari loro non ve lo danno, però magari lo alzano un pochettino. È la vostra occasione là. Quando fanno l'offerta di lavoro, l'ultimo passo è il momento di negoziare. Non durante il colloquio, non prima. E in quella circostanza, se tu pensi che loro non ti stiano dando quello che vuoi, puoi rifiutare. Ah, ma lì sono affari tuoi che stai rifiutando. Le negoziazioni possono essere più disparate. Magari che ti dicono no, non possiamo darti più di quello che ti possiamo dare, però ti promettiamo che entro un anno ti alziamo il salario. E magari entro un anno te lo alzano. E allora vi faccio degli esempi che mi sono capitati a me. Allora, io una volta ho fatto un colloquio per un'azienda italiana. Io non avevo interesse in loro, però qualcuno potrebbe dire: se tu non avevi interesse, perché hai mandato il tuo curriculum? È perché io in quel periodo stavo cercando una posizione per fare un dottorato, che già avevo trovato. Sarei partito da qualche settimana, qualche mese, però questi qua mi avevano ricontattato e mi hanno detto: devo fare un colloquio. Vabbè, facciamolo. Mi sarebbe servito per il futuro, per fare più esperienza, perché non? Tanto non avrei accettato, qualunque offerta mi avrebbero fatto, non avrei accettato. Nonostante che io non avevo interesse, sono successe delle cose strane. Che anche quando io non avessi avuto un'altra possibilità, cioè quella di fare il dottorato, non sei andato a lavorare da loro neanche per tutto l'oro del mondo. Erano stranissimi. Allora, sono passati tipo 10 anni da quell'esperienza. Allora, mi hanno fatto un classico colloquio, classiche domande, mi ricordo. Se non che a un certo punto questo si alza e mi presenta davanti un foglio, anzi no, due fogli, ed era un codice in Java. Su due fogli, c'era una classe più o meno lunga che arrivava addirittura su due fogli. Mi diede una penna e mi dice: trova tutti gli errori. Ok? Che genere di errori? Tutti quelli che vuoi. Va bene. Allora, c'era, mi ricordo, un calcolo di una media fatto male, ho segnato quell'errore. C'era una cosa che all'epoca in Java non sapevo e quindi l'ho segnato come errore, ma in realtà ho scoperto in quella circostanza che Java si poteva fare, io non lo sapevo, ovvero di avere i parametri dei metodi final. Pensavo quello fosse un errore. Lui ha detto: no, beh, si può fare, ma lì era tranquillo, beh. Dopo ho capito forse un errore che fanno in molti. La discussione ha preso una brutta piega quando io ho segnato come errore una return meno 1. C'era, mi ricordo, questo metodo che faceva la ricerca di un elemento e quando lo trovava restituiva l'elemento stesso, che era un intero. Però quando l'elemento non veniva trovato restituiva meno 1. E io ho segnato quello come errore. E lui si irritò, mi fa: no, questo è giusto. Io ho detto: no, utilizzare meno 1, io ho detto, è un retaggio di C, che in un'epoca in cui non esistevano le eccezioni, Java l'eccezione, si può lanciare un'eccezione. E poi ho detto: se io non vedessi questo metodo, come faccio a sapere se meno 1 è un errore oppure l'elemento che stavo cercando? Perché, come dicevo, restituiva un intero e non un unsigned int, un intero. E lui mi dice: beh, i numeri sono tutti positivi. E ho detto: beh, come fai a saperlo se non posso essere interi? No, no, in questo programma sono tutti positivi. Ah. Beh, io come facevo a saperlo? E poi sulla cosa dell'eccezione mi fa: no, le eccezioni non servono a questo, le eccezioni servono ad altro. Ah, sicuro? Sì, si vede che tu hai esperienza di lavorare in azienda. Vabbè, se lo dici tu, salutai, ringraziami e andai. Allora, effettivamente lui aveva ragione, che non avevo esperienza di lavorare in un'azienda, ero molto giovane, sarà stato più di 10 anni fa. Però non era su quella cosa che si vedeva la mia mancanza di esperienza di lavorare in un'azienda. Non è per un return meno uno. Perché se è così, allora, tipo, chi ha fatto Python, il nostro famosissimo Guido Van Rossum, non è in grado di lavorare in un'azienda, perché alcune funzioni di ricerca, tipo quelle per cercare in una lista, lanciano un'eccezione nel caso in cui non trova un elemento. Però qualcuno potrebbe dire: beh, c'è il metodo find per le stringhe, che quando non trova la sottostringa o un carattere restituisce meno 1. Sì,
C'è anche però il metodo, se non ricordo male, Index, che lancia un'eccezione. E questa differenza principale del metodo Index o Index of, non mi ricordo esattamente come si chiama quel metodo, è Find, perché una lancia un'eccezione e l'altra restituisce meno 1. Però in quel caso restituisce meno 1, sì è vero, è un retaggio della programmazione in sì, ma gli indici lo sappiamo che sono tutti positivi. Ci può stare che meno 1 sia restituito in caso di errore. Ma in quella circostanza non lo potevo sapere, perché vedevo che il metodo aveva la firma di un int. Sotto un video mio, nella fattispecie nel video in cui faccio vedere alcuni esempi presi da LeetCode, qualcuno di voi mostra il suo odio per queste circostanze. Cioè, o meglio, le circostanze in cui durante un colloquio di lavoro ti danno degli esercizi. E il tizio scrive: sinceramente lo trovo allucinante proporlo a un colloquio, soprattutto per figure senior, dove appunto quello che lo contraddistingue è la preanalisi. E io rispondo con un beh, dipende, se te lo chiedono durante il colloquio, sì, hai ragione, come nel mio caso. Se te lo fanno fare prima o dopo il colloquio da casa, come ho fatto fare io in passato, non ci vedo nulla di strano. Quindi quello che sto dicendo è, se lo fanno fare prima o dopo il colloquio un esercizio, non c'è nulla di strano. La sua risposta è stata: le spiego una cosa, per fare il coding game, non so che vuol dire, a tempo c'è bisogno di un minimo di allenamento. È una cosa ben diversa dallo sviluppare un applicativo, che è quello che si fa lavorando in un team di sviluppo. Se cercate una risorsa che rappresenti alle olimpiadi di coding è un conto, altrimenti lei, i suoi colleghi e HR applicano questo metodo insulso, siete proprio fuori strada. Ora lui qui fa un esempio, io vi consiglio di andarvi a leggere l'esempio per i fatti vostri, perché io non l'ho capito, cioè non sono letto un paio di volte, tipo vuole che io faccia un esempio in altri ambiti, perfetto, secondo lei un maratoneta può fare 1000 metri? Una cosa allucinante che io non ho capito, vi voglio risparmiare. E poi lui risponde ancora una volta: per più, con una laurea in informatica e quasi 4 anni di esperienza, lo trovo pure offensivo, sia prima, sia durante che dopo. Vi ricordate all'inizio di questo video che vi dicevo che alla fine vi dirò una cosa che vi mette tutto in prospettiva? Aspettate, perché prima voglio darvi un esempio di quando io ero dall'altro lato, cioè non ero io il candidato, ma ero quello che faceva domande ai candidati. E poi rispondo anche a questa cosa, a questo commento nel dettaglio, anche perché quello che vi sto per dire ha a che fare con questo. A un certo punto mi sono trovato io nella posizione di dover fare dei colloqui. Cioè, meglio, di non essere, come vi dicevo, io il candidato, ma dall'altro lato. Avevamo selezionato 5 persone. Mi ricordo, uno di questi era, l'ho definito nella mia testa, l'attore. Dico, perché l'attore? Faceva l'attore? No. Il modo con cui rispondeva alle domande sembrava che stesse recitando uno script. Hai segato qualcuno che poteva essere bravo solamente perché ti dava l'impressione di aver ripassato le risposte? Non esattamente, perché non ce l'ho avuto solo io quella impressione. Eravamo in 4 e 2 di noi hanno avuto quella impressione. Anche gli altri hanno detto sì, non mi ha convinto molto. Un altro invece è uno di quelli che ha fatto l'esercizio che io avevo dato prima del colloquio. Ho dato un esercizio molto semplice, tra l'altro preso tra l'altro da LeetCode, in cui la soluzione l'aveva fatta con ChatGPT. E io me ne sono accorto, perché quando ho fatto la stessa domanda a ChatGPT ho visto le stesse cose. E questo è il senso di farvi fare un esercizio prima o dopo un colloquio. Perché magari uno può essere bravo a programmare, ma non sarà bravo a rifletterci nelle cose. Magari uno è bravo a implementare un algoritmo che un altro ha sviluppato, ma non è capace di fare un algoritmo semplice. E poi si vede l'onestà, perché poi ho fatto la domanda: quanto tempo ci sei stato a fare questo esercizio? Mezza giornata. Ah, mi puoi spiegare questa cosa? Risposte vaghe. Quindi non solo questo aveva fatto l'esercizio con ChatGPT, ma non aveva neppure studiato, perché quando hai fatto una domanda specifica ha dato una risposta piuttosto vaga. Gli esercizi, per quando il tizio li possa trovare offensivi, vanno fatti, perché è là che un recruiter può andare a capire se siete onesti. Perché poi c'è stato un altro che ha fatto l'esercizio con ChatGPT, è là che ho capito che anche quell'altro l'ha fatto con ChatGPT, perché mi sono ritrovato lo stesso codice di 2 persone che stavano
in due parti del mondo completamente diverse. E non so, sono studiato, perché ho fatto una domanda specifica a entrambi, la stessa domanda, e non mi hanno saputo rispondere nello specifico. La risposta era, in Java, la funzione anonima. E loro, no, qua io faccio questa cosa complicatissima. Benissimo, qual è l'ultima cosa, l'ultimo commento per mettere tutto in prospettiva? Tutte le cose che uno deve fare, quindi tutti questi passaggi, che magari ci potrebbe essere un passaggio aggiuntivo, cioè quello di fare l'esercizietto, che qualcuno può trovare offensivo, tutti questi passaggi che dovete fare, li dovete fare nel modo migliore, per il semplice motivo che dovete convincere quell'azienda nel darvi 50 o 60 mila sterline l'anno. La domanda è, dareste a chiunque 60 mila sterline l'anno? Se voi rispondete no a questa domanda, allora capirete che tutti i passaggi che avete fatto sono necessari per convincere qualcuno a darvi dei soldi. E se tu trovi offensivo perché tu hai 4 anni di esperienza nel settore, bene, non dovrebbe essere difficile per te fare un esercizietto, anzi dovrebbe essere facilissimo, magari ha delle lacune che non vuoi che saltano fuori, ma o magari mi sbaglio, ma se mi sbaglio dimostramelo, siamo sempre là. E io quando ho fatto fare a quei candidati quell'esercizio, l'ho fatto con l'intenzione per vedere se questi qua erano un minimo svegli. In realtà ho scoperto molto di più, che alcuni erano disonesti, perché l'hanno fatto con ChatGPT dicendo che l'ho fatto loro. Tra l'altro mi sono dimenticato di dirvi che l'altro inizio l'ha fatto con ChatGPT, io ho detto, quando ci sei stato a fare questa cosa? Una giornata! Una giornata. Io quell'esercizio l'avevo fatto, ovviamente non ottimizzato. Io qua non trovavo il tizio che trova la soluzione super mega ottimizzata. Il mio esempio che ho fatto io, non ottimizzato, in C, non in Java, in Python, in C, l'ho fatto in 20 minuti. Era lentissimo, ma funzionava. Faceva esattamente quello che dovevo fare. Non è importante se non era ottimizzato. Io non chiedevo il super mega codice, chiedevo, risolvi questo problema. Fine. Benissimo, pinguini. Spero che questo video vi sia piaciuto. Era, come vi dicevo all'inizio, più una chiacchierata. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete delle domande, dei dubbi. E ovviamente vi sconsiglio fortemente di dire che alcune cose che ho detto sono delle cagate. Perché non sono cagate. Cercare di fare tesoro di quello che ho detto in questo video. E ovviamente in molti passaggi sono andato veloce. Perché come vi dicevo all'inizio, per ognuna di queste cose potreste trovare decine di video. Tipo come scrivere un curriculum, come scrivere la cover letter, come prepararsi a un colloquio. Ci sono anche solamente video che ho trovato online di gente che spiega quali sono le domande finali da fare in un colloquio. Ci sono video in cui vi spiego come fare la negoziazione. Io vi ho dato una linea guida generale. Poi sarà a voi applicarla nel modo giusto e ovviamente se avete dubbi, a parte quello scrivere nei commenti, poi andare a cercare altre risorse che vi spiegano nel dettaglio determinate cose. E quindi io vi ringrazio ancora una volta per la vostra attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao Kino!